Presidente, buonasera. L'AMAM ha avviato un'imponente campagna di recupero crediti. Come sta andando? La campagna sta andando abbastanza bene. Abbiamo avuto risposta dagli utenti sia allo sportello che alle mail, alle nostre PEC e anche agli sportelli decentrati che nelle ultime settimane abbiamo avviato. Quindi siamo stati alla prima circoscrizione, alla seconda e alla terza. Oggi siamo alla sesta circoscrizione, quindi c'è una buona risposta. La gente sta, comunque, gli utenti si stanno avvicinando e stanno cercando di regolarizzare la propria posizione che ricordo essere entro il 28 febbraio. Ci sarà la possibilità di un'ulteriore proroga? No, non ci sarà la possibilità di un'ulteriore proroga, però noi abbiamo comunque un portale in cui l'utente può, tramite SPID, può registrarsi e quindi chiedere istanza di rateizzazione, di cultura, tutto quello di cui ha bisogno. Comunque c'è assistenza agli sportelli che sono stati implementati tramite anche la mail, la PEC, si possono richiedere informazioni, si può anche, diciamo, cristallizzare la propria posizione entro il 28 febbraio. Invece per quel che riguarda gli sportelli nelle circoscrizioni, ne aprirete altri? Allora, l'abbiamo avviato da qualche settimana in via sperimentale. E diciamo che a marzo verrà implementato, perché questo servizio è stato ben voluto dai territori, quindi soprattutto da quelli, diciamo, più periferici, quindi prima, seconda circoscrizione è stata abbastanza attiva. E poi comunque ricordo anche che abbiamo avviato delle convenzioni sia con i CAF che con le associazioni dei consumatori, che hanno ancora il tempo di siglare questa convenzione con noi e quindi dare la possibilità agli utenti di andare direttamente nei CAF e usufruire del servizio tramite gli operatori del CAF. Insomma, non ci sono più scuse sostanzialmente. No, noi ci auguriamo che gli utenti riescono a comprendere, ecco, che è importante pagare l'acqua, perché l'acqua è un bene essenziale e quindi è soltanto per avere un buon servizio che poi è fondamentale pagare l'acqua, quindi i propri consumi.